Il Papa ha annunciato che il terzo segreto di Fatima sarebbe dato all'opinione pubblica e ha scelto al cardinal Ratzinger di presentarlo. Mi ricordo quei giorni. Naturalmente abbiamo dato una fotocopia delle pagine scritte a mano di Sor Lucia, perché nessuno dicesse no, il messaggio è stato accorciato. No, si è fatto fotocopia delle pagine rigate in un quaderno modesto di Sor Lucia quando ha scritto nel 1940 e qualcosa, quindi anni dopo le apparizioni, perché il vescovo di Tui le ha chiesto che lo lasciasse per iscritto, e quel testo lo abbiamo fotocopiato, si è dato l'originale, per dire così, in portoghese, e la traduzione in italiano di quel testo, poi nelle altre lingue, francese, inglese, eccetera. E il cardinal Ratzinger che spiegasse il senso di quelle parole, un vescovo vestito di bianco che sube la montagna, che le sparano delle frecce, eccetera, e spiegare questo linguaggio allegorico in modo tale che si capisce. Io penso che l'opinione pubblica di allora è stata molto riconoscente di questo sforzo che abbiamo fatto, di presentazione di quel testo. Dare quel testo senza nessun commento, senza nessun accenno a una interpretazione autentica, sarebbe stato un rischio enorme, no? Ognuno poteva dire una cosa o la contraria, no? E penso che l'opinione pubblica è stata riconoscente di quello sforzo di trasmissione che si è fatto in quel momento, dando fotocopia dell'originale e il testo e il senso della interpretazione di quelle parole. Naturalmente, parlando di Fatima e del messaggio di Fatima, non scordiamoci che non è che Fatima ha come senso, in quello che possiamo immaginare, la mentalità della Madonna, annunciare i cambiamenti storici nel centro ed est europeo. Nei messaggi, diversi messaggi di Fatima, c'è molto di più. C'è mostrare la drammaticità tremenda che per l'umanità, considerata singolamente come ogni persona e come umanità in genere, ha il peccato. Questa ribellione contro Dio, quella paura enorme che hanno sentito questi bambini, perché erano piccolissimi, o erano molto piccoli, quando la Madonna in una visione le ha fatto vedere un luogo di sofferenza enorme per i peccatori, questo forma parte del segreto di Fatima. Non lo possiamo rimpicciolire soltanto a un fatto di dimensioni storiche. La dimensione di Fatima è metastorica, forma parte del nucleo della religione cattolica ed è quello che ha voluto la Madonna donare, spiegare, mettere nelle mani di quei tre bambini innocenti. Questa enorme trascendenza del messaggio di Fatima per tutta l'umanità.